abbiamo appreso ovviamente con tristezza la decisione finale della giustizia sportiva, del collegio di garanzia del CONI, ma non possiamo assolutamente farci prendere dallo sconforto. Ovviamente come sindaco prendo in mano la situazione per quanto di mia competenza, in una fase delicata, perché come giustamente ricordava lei, la società ha preannunciato il ricorso al TAR e senza ombra di dubbio la società è un soggetto interlocutore, li ho già sentiti e coordineremo insieme le attività, perché l'obiettivo deve restare ancora, fin quando c'è la speranza e ci sono gli strumenti e c'è la possibilità di avere la Serie C. Intanto, ecco, coordinarci con la società per avere un'azione non schizofrenica, quindi muoverci in modo organico. Come sindaco sto già lavorando comunque da settimane a quella che è la prospettiva alternativa. Si lavora all'ipotesi di del bando ai sensi dell'articolo 52 delle norme federali. Ho già sentito il presidente Gravina, oggi abbiamo trasmesso una lettera formale per avere anche istruzioni, perché ogni attività, questo è molto importante, deve essere assolutamente coordinata con la federazione ed è ovviamente una procedura che deve tener conto anche del ricorso al TAR che la società sta portando avanti, che dobbiamo sostenere perché l'obiettivo è avere la Serie C meritata sul campo, ma ovvio parallelamente dobbiamo proseguire e portare avanti ogni altro percorso, perché il fattore tempo è il fattore decisivo in questo momento, il tempo è il peggior nemico e quindi non possiamo correre il rischio di andare troppo oltre e quindi di procedere ad accanimenti qualora non ce ne dovessero essere le condizioni. Ecco perché pronto a qualsiasi azione, qualsiasi strumento che mi compete, a prendere in mano la situazione, è il momento anche della lucidità, del dialogo, del confronto e anche dell'apertura. Ricordiamo che l'ipotesi del bando, ai sensi dell'articolo 52 delle norme federali, prevede una manifestazione di interesse alla quale chi interessato dovrà presentare una proposta di progetto sportivo. Quindi anche l'apertura alla comunità tutta, a chiunque sia interessato a raggiungere l'obiettivo che noi ci poniamo prima di ogni altro, la continuità con dignità del calcio teramano, perché chiediamo rispetto a tutti, a chiunque anche oggi voglia avvicinarsi appunto a Teramo, alla comunità calcistica teramana, nella consapevolezza che c'è una prospettiva tutta ancora da scrivere.